Van Basten. Sul pallone c'è Colombo, c'è Virdis pronto a calciare, ma attenzione anche a Rijkaard che può concludere. La parata di Giuliani, la sventola di Rijkaard, una conclusione fortissima. La sfera si butta Fusi, poi c'è Maradona. Maradona va a servire il numero 7 che è Massimo Crippa, poi c'è Careca, dentro il pallone per Carnevale, attenzione, lascia scorrere troppo Carnevale il pallone, poi entra in area di rigore in mezzo e l'intervento di Giovanni Galli è provvidenziale, che quasi non credeva più nello scudetto, poi suo il capolavoro al San Paolo, grande colpo di tacco per l'incursione di Francini in area. Troppo debole Carnevale. Troppo debole, ma troppo bello e inaspettato anche questo pallone, questo passaggio. Tassotti, Virdis, il triangolo, Tassotti, splendida l'uscita di Giuliani. Solamente un'idea che un allenatore si fa prima di entrare in campo. Maldini dentro per Costa Curta che va a servire un pallone d'oro, Van Basten, poi può tirare Maldini fuori. Grande azione del Milan. Sì, è stata un'ottima occasione, peccato che Maldini abbia calciato fuori. Abituato ad avere sempre una marcatura fissa addosso, non avendo nessuno mi sentivo molto solo. Van Basten, poi la parata di Giuliani, inoltre sotto il profilo psicologico magari Beppe ci si sente sul pallone, Careca ancora, si allarga sulla sinistra davanti a sé Mussi. Poi la sfera servita a Crippa, dentro per Maradona, parte Maradona davanti a Galli, colpo di testa di Maradona ed è gol! Il gol di Maradona! Grande gol, soprattutto perché Maradona ha trovato il tempo, si è inserito centralmente e credo che sia stato giusto così, perché mi pare che ci fosse, non so chi, un giocatore del Milan che teneva proprio in gioco. Era Mussi! Che teneva proprio in gioco Maradona. Mussi ha tenuto in gioco Maradona, il colpo di testa quasi beffardo di Diego Armando Maradona sull'uscita di Giovanni Galli. Poi c'è il rinvio del portiere, palla lunghissima. Baresi, manca l'intervento Baresi, c'è Maradona, attenzione Careca e sono due, incredibile 1-2 del Napoli con Maradona e Careca. Sono due grandi campioni, si diceva prima, due giocatori di classe che si capiscono al volo. E qui ha finalizzato un'azione proprio tutta al volo, fatta da Maradona e da Careca. Beppe, chi se l'aspettava però un errore del genere da Franco Baresi? Nessuno, probabilmente quel gol che hanno, soprattutto in un campionato come quello... Ma quello mondiale ha... Attenzione al Napoli con Carnevale, la conclusione di via Galli, Frangini e 3-0! Il terzo contropiede in 5 minuti, incredibile! Sì, la difesa del Milan è andata in bambola, non riescono a capire più niente. O meglio diciamo che gli attaccanti del Napoli hanno capito come superare questa difesa. Qui però mi sembrava, adesso voglio essere... sono sincero, essere obiettivo, mi sembra ci fosse un leggero fuorigioco da parte di Carnevale. Sì, il pallone per Carnevale con la maglia numero 11. Abbiamo visto Baresi alzare il braccio a metà campo, la conclusione, Galli ha fatto tutto ciò che ha potuto, perché qui rischiano veramente di fare 3 contro 2 ancora, ecco. Maradona 3 contro 2, Maradona e ha voluto strafare Careca, in area, tira! Grande deviazione di Galli, c'è in campo solo il Napoli ora. Sì, ma è anche il Milan che non c'è più, ecco, come dicevo prima, stanno faticando tutti in difesa, sono tutti in difficoltà. Maradona prima li ha graziati perché poteva servire, aveva due compagni, uno a destra. Colpo di tacco in direzione di Renica, poi la palla è larga. Larga per Careca, punta Baresi, Careca al limite dell'area, il tocco per Renica, alla sventola Renica, grande Giovanni Galli. Nante più difensore, però in sostanza non cambia niente, quello che potrebbe cambiare qualcosa è appunto l'inserimento di Mannari al posto di Colombo, da un centrocampista difensivo a un attaccante. L'azione dell'attaccante del Napoli. E Vani, Maldini in area di rigore, Maldini viene affrontato e c'è il rigore. Sì, mi pare ineccepibile, giusto,
Renica non ha detto una parola. Esattamente, non ha protestato, vuol dire che è d'accordo con l'arbitro, con la decisione dell'arbitro. Anzi, si è messo le mani nei capelli anziché protestare, dimostrazione che è stato il primo a capire di aver commesso fallo. Sì, poteva messo le mani nei capelli perché ha capito che poteva fare a meno, o quantomeno pensare che se Virdis riesce a realizzare questo gol potrebbero creare delle difficoltà al Napoli. Virdis sul pallone, pronto a calciare. Pietro Paolo Virdis contro Giuliani. Tutto è pronto, il San Paolo è praticamente ammutolito. C'è ora Agnolin che fischia, chiede ai giocatori di rimanere tutti quanti lontani dall'area di rigore. Parte Virdis, il tiro e il gol. Nulla da fare per Giuliani. No, assolutamente no. Virdis ha calciato benissimo questo calcio di rigore. Ha una rincorsa lunghissima, ha dato l'impressione di calciare forte e poi ha rallentato quando è stato per arrivare sulla palla. Ecco. Ha alzato la testa, ha guardato il portiere e l'ha messo dalla. Acquisti fiducia, acquisti padronanza delle tue possibilità. È così. Maradona viene fermato fallosamente da Paolo Maldini. E c'è il cartellino giallo anche per Maldini. Sono due i cartellini gialli, Mussi e Maldini, tutti e due nel secondo tempo, ammoniti da Agnolin. Controllo di Maradona, poi Maldini interviene la prima volta sul pallone, poi la seconda volta interviene un po' tempo. Pronto a calciare Maradona, dentro, tagliato per Carnevale. È stato bellissimo, ha ragione secondo me Carnevale di protestare. Se noi possiamo rivedere questa azione, vediamo che si chiuderà tutto cercando di non prendere altri gol e di come Careca, vediamo Careca, adesso. Contropiede, Careca, limite dell'area, Careca, poker del Napoli, gol di Careca, 4-1, incredibile. Se arrabbia Sacchi ha ragione. Ormai la squadra era tutta sbilanciata in avanti, l'ha impostata un po' lui la squadra, cioè quella di dire adesso andate avanti, rischiate il tutto per tutto, però bisogna che stare attenti anche al contropiede. Il lancio di Francini, Careca in velocità con Tassotti, Careca, il controllo, esce Giovanni Galli, forse poteva uscire prima, ma d'altra parte quando è così Beppe. No, ma non ci poteva far niente. E sono stata la posizione iniziale dei difensori del Milan che era sbagliata. Il gol di Careca solo davanti a Giovanni Galli, e quando poi Baresi ha mancato il pallone servendo Maradona. Ora una punizione calciata da Carnevale a sorpresa. È calciata molto bene, peccato che è andata leggermente alta, però è andata molto vicino all'incrocio dei pali. Dato una mano, però il calcio è questo, il Napoli ha approfittato, è stato cinico ed è giusto così. Qui c'è un fallo di Baresi su Nando De Napoli. Nando De Napoli al 93esimo sembrava ancora posseduto dal demonio, Beppe. Uno ha trovato la forza di andarsene in velocità. È uno che ce n'ha sempre, è uno che non si esaurisce mai. È finita qua, 4-1, Maradona voleva calciare la punizione. In un certo senso Arrigo Sacchi sorride, dall'altra parte sa che il Milan non può essere questo. No, assolutamente no, ha fatto delle cose egregie, ha fatto delle cose importanti.